Buongiorno, qua abbiamo la ciurma che ci segue. Oggi primo vlog in esterna con la macchinetta nuova. Mi sono appena svegliata, quindi prima cosa pettinare i capelli. Poi faccio uscire gli gnometti qua. Devo ancora capire come togliere questo filtro bellezza sulla macchinetta. Tra l'altro ieri ho provato anche a fare gli sboccolause nei capelli, li ho anche tagliati. Vediamo un po' che risvolti avrà questa giornata. Tanto vi dico, sono le 9:45. Io ieri sera sono andata a dormire verso le 3 di mattina, quindi credo di non aver dormito neanche 8 ore consigliate standard. Quindi ora colazione. Questi giorni sono in pieno rewatchone The Vampire Diaries, tant'è che mi sono finita 2 stagioni in non so pochi giorni. Ciao mammina, c'è la Wendy qua vicino a me, Amarok controlla dietro la porta. Ho portato la mia colazione, mi sono fatta la bowl di yogurt e qui c'è il mio caffè latte, tra virgolette. Quindi mi finisco di vedere quest'ultima puntata. Per chi non lo sapeva, The Vampire Diaries è la mia serie TV preferita di sempre. Questo sarà il 12esimo rewatch che mi faccio, perché quando lo mettono su Netflix è tipo d'obbligo. Prima cosa di oggi, cambiare la mascherina, anche se lo dovevo fare il 28. No, forse oggi è 28, oddio, ho perso il conto dei giorni. Comunque, cambiare mascherina dell'Invisalign. Sono riuscita a togliere il filtro dalla faccia. Allora, a parte dovrei lavarmi i capelli, però non faccio in tempo. Quindi oggi provo una tecnica. Visto che ovviamente la parte che si sporca di più è quella davanti, quella che si appiattisce, laverò soltanto le ciocche qui davanti. Tanto non devo fare nulla di complicato, passo solo un po' di shampoo. Buongiorno, allora in realtà oggi è un altro giorno, però non mi andava di sprecare le clip che ho registrato l'altra mattina perché erano carine, abbiamo ripreso anche il trucco che sto più o meno facendo, quindi ho detto teniamole. E facciamo un po' una sorta di weekly, diciamo metà weekly vlog della settimana, prepartenza con le cose insomma che sto facendo, con cui mi sto portando avanti, che devo concludere prima di partire, eccetera eccetera. Quindi stamattina mi sono preparata, mi sono impiastrata i capelli, ci ho messo 6 anni e mezzo, più che altro perché fa anche caldo, quindi ogni tanto insomma ho fatto delle brevi pause. E adesso sto uscendo per andare al supermercato. Devo andare a cercare le gocciole al caramello da portare a un amico in Corea. Vediamo se riesco in questa missione. Fa caldissimo, tant'è che mi sono addirittura messa in bretelle. Lo sapete che io ho un grosso disagio con le mie braccia, quindi devo superare queste mie barriere, anche perché io quest'anno, se no, cioè col caldo, non lo gestisco proprio se non veramente in bretelle. Quindi sono pronta per andare alla ricerca di queste famose gocciole. Allora, primo supermercato, ci sono quelle dark, quelle al cocco, quelle normali, ma non ci sono quelle al caramello, quindi missione fallita. Però guardate che cosa ho trovato anche di novità col caramello, se vi piace, perché questi mi ricordo che sono buoni, in realtà sono buoni anche questi. Sembrava impossibile, ma al quarto supermercato letteralmente le ho trovate. Le ho trovate, eccoli qua amici. Colonnina di tutti i tipi di gocciole, per fortuna, quindi ne prendo 3 pacchettini e via. Biscotti presi, sono felicissima di averli trovati perché giuro stavo impazzendo, li ho girati tutti i posti, letteralmente tutti. Sono le 13:30, io dovrei andare in teoria a portare un reso di Amazon. Il problema è che non so se il bar dove vado di solito a quest'ora è aperto, visto che già mi sono girata, non dico tutta Roma, ma insomma una parte, una buona parte. Non so se andare a rischiare di trovarlo chiuso. Voi direte cercalo su internet, proviamo, però non lo so. No, qui dice aperto, orario continuato fino alle 7:30 di sera, quindi ok, andiamo, almeno mi tolgo anche questo pensiero. Comunque mi sto trovando veramente bene con questa macchinetta, l'unico problema è che devo stare attenta quando appunto registro, perché prima avevo lo schermetto sopra, quindi anche se guardavo in questo modo non dava troppo nell'occhio. Stavolta lo schermetto è di qua, quindi ovviamente si
si nota se io mi guardo, no? L'hanno fatto apposta per poter mettere il microfono eventualmente sul dispositivo. Io però ci ho messo soltanto il gatto morto, che è una sorta di puff per il vento, insomma, antivento. Detto ciò, mi hanno comunicato alcune cose il team di Epoda, tra cui il fatto che il tampone prima di partire lo devo fare. Io pensavo di no, perché in teoria mi hanno detto di no, però lo devo fare. Poi praticamente loro stanno chiedendo il visto, che va chiesto appunto prima di partire. Io ve lo dico perché magari vi interessa, ma tanto poi magari quando poi sono lì vi farò vedere, insomma, tutti i vari step, eccetera, eccetera. E poi ci hanno richiesto, a parte le 3 dosi di vaccino, ma quali dosi abbiamo fatto. Io ad esempio ho fatto 2 Pfizer e un Moderna, quindi insomma queste cose qui, e le date in cui le abbiamo fatte. Quindi, oh mio Dio, cioè, ancora non realizzo in realtà. Quindi io ve l'ho detto, lo sanno tutti, eccetera, eccetera, però hai realizzato? No, cioè no. Detto ciò, ora qui devo andare alla ricerca di qualcosa che mi sostenzi un attimo. Per fortuna io sono una persona molto organizzata, quindi mi sono fatta le zucchine ieri sera. Oppure, meglio ancora, dei surimi. Così li metto proprio insieme alle zucchine e faccio una bella pappettina da mangiarmi. Mi prendo il tonno. Pranzetto pronto, cagnolini anche. Ah sì, no, mai nella vita non guardare quel piatto, perché non lo avrai. E qui continuo il mio rewatch di The Vampire Diaries. Sono arrivata alla metà della terza, in pratica. Allora, abbiamo appena finito le unghie, abbiamo fatto questo colore. No, come si chiamava? No, ho messo via. Vabbè, Maleficent. Sì, ora devo andare a lavare, che ho messo l'olietto. Comunque, è ora di cena, tra l'altro. Quindi devo andare anche a vedere che mangiare. Qui ho aperto lo stream della Casa Bianca, perché in teoria i BTS devono fare un discorso, che sono stati invitati. Non so veramente che cosa aspettarmi. Buonanotte amici, per oggi è tutto. Anche perché è l'una e io domani mi devo svegliare presto. Quindi ci vediamo direttamente domani. Buongiorno, siamo arrivate. La fra sta finendo. Fa vedere. Guardate che belline. Come vuoi fare? È internazionale oggi. Cioè, saluta. Piccola pausa, oggi ce lo siamo concesso perché siamo troppo brave. Imparo a disegnare. No, che carino. Con l'Happy Meal, giustamente. Fa vedere le tue unghie, solito rito. Oggi sobria, come sempre. Dai, io sobria. Cioè, guarda che fighe. Piacciono un sacco questo. Guarda che belle. Fra, non bere, di qualcosa. Ottime. Ottime le unghie. Ottime. Dopo ve le faccio vedere bene, però, cioè, nel senso. Allora, si muore letteralmente di caldo. Io, per fortuna, che oggi sono uscita in bretelle. Questi giorni sto facendo un autolavoro su me stessa. Tant'è che ieri io i capelli in teoria li ho piastrati, ma poi io non sono una persona a cui piace passare e ripassare la piastra. Tipo, io li piastro una volta, come rimanete rimanete, capito? Sono veramente troppo belle. Poi le ho lasciate belle lunghe, praticamente come le avevo, e spero vi piacciono, perché sono veramente stupende. Sono delicate, perché alla fine è un colore chiaro. Hanno questi brillantini qua piccolini sopra, sfumate così con lilla. L'altra volta erano scure, stavolta dovevano essere chiare. Già volevo fare il baby boomer, ma non lo volevo fare bianco normale, quindi ho detto facciamolo lilla. Adesso sono le 2:30. Io devo tornare assolutamente a casa, prima perché ci metto un po' e poi perché pomeriggio mio padre deve portare la mia macchina a cambiare le ruote. Io invece devo andare a casa perché devo registrare dei contenuti, così me li tengo buoni prima di partire. Penso mi dovrò struccare almeno tipo 2 volte. Sono appena tornata a casa, stavo finendo di fare un pacchetto per Vinted. Domani no, che è festa. Infatti domani altro pezzo di questo mini vlog, perché vado al cinema a vedere Jurassic World e non vedo veramente l'ora. Poi ovviamente domani dovrò anche montarlo e mettervelo online, così poi quando registro il video della valigia lo faccio a parte. Le mie cosine da spedire le metto qua, almeno non mi dimentico. Sto morendo di caldo, infatti mi sono dovuta legare i capelli, perché sennò con il fatto delle extension
praticamente qua sotto mi si annodano tutti. Sto cercando di usare questo elastico qua che è l'invisible bubble, quello appunto che non dovrebbe lasciare il segno, vediamo in teoria. Sulle cose scure, mamma mia che belle, le abbiamo fatte super a punta, sembra con la mano più lunga di quello che io già ho. Guardate anche che belle sul grigio, vi giuro mi fanno proprio volare, mi piacciono un sacco. Sono in tenuta super estiva oggi. Primo look registrato, in realtà se ne sta anche andando la luce naturale, quindi mi metto qui che probabilmente si vede meglio. Praticamente volevo ricreare un filtro che ho trovato su TikTok e adoro queste ciglia finte, io me le scordo sempre perché letteralmente, guardate, arrivano fino al sopracciglia. Quindi ora mi devo struccare, fare l'altro look, in realtà è abbastanza tardino perché sono già le 7:30. Quindi sì, mi devo sbrigare, mi sono un po' persa perché praticamente ho notato che si era fatta una sorta di mega crosticina, il conch, che è questo piercing qui, e quindi poi con l'occasione mi sono messa a pulirli tutti ovviamente. Quindi ora sono free da tutte quelle crosticine e tutte cose, e poi mi sono accorta, perché non me ne ero mai resa conto, di avere due nei sull'orecchio, uno qui, uno qui. Cioè io sono, come vedete, sono piena sul collo, qui c'ho tipo la costellazione, qui, questo qui. Io adoro i nei, guardate, ne ho tipo tantissimi. Buongiorno, allora, è giovedì 2 giugno, quindi in teoria oggi è festa. Infatti i miei non ci sono oggi, sono andati a fare una sorta di gita fuori porta. Io col cavolo che mi muovo con sto caldo, o meglio, come vi ho detto ieri, oggi devo andare a vedere Jurassic World. Ho letto pareri contrastanti, purtroppo mi hanno detto che non è proprio fantastico, però ormai il biglietto l'ho preso, lo devo andare a vedere. Stamattina ho già messo posto, ho un po' pulito, ho anche lavorato a qualche video, insomma ho postato su TikTok, ho fatto un po' di cose. E altra cosa che devo fare prepartenza è il semipermanente ai piedi, perché in realtà non mi metterò le scarpe aperte, sempre per il mio famoso problema del piede gonfio eccetera eccetera. Questo è uno dei motivi per cui mi rode tantissimo questo fatto, perché altrimenti io mi sarei portata le scarpe aperte e stavo tranquilla, visto che anche lì in Corea fa caldissimo. Ma non si può, non si può, e quindi, perché poi tra aereo, cose, non so come non so come ci arriverò, ecco, spero le calze facciano il loro corso. Se vi siete persi cosa è successo eccetera eccetera, trovate il video sul canale, uno degli ultimi video. E quindi sì, mi faccio il semipermanente giusto per avere i piedi un po' messi a posto. Tra l'altro credo lo farò proprio lilla, perché di solito o faccio nero o faccio nude. Stavolta ho detto voglio un colore chiaro, però non il solito nude, quindi ho detto c'ho il lilla, lo abbiniamo. Anche se io non sono una di quelle persone a cui piace, o comunque che è fissata con l'abbinare i piedi alle mani, cioè per me va bene tutto, insomma, se vuoi fare verde sui piedi e che ne so, arancio sulle mani, sì. Piedini fatti, guardate come mettono bene, molto carini. Ora, qui abbiamo cagnolino 1 che è morto di caldo, le altre sono lì. Qua c'è The Vampire Diaries. E in realtà è ora di pranzo, insomma, è ora che io mi inizio a preparare qualcosa. Anche perché il cinema c'è, vabbè, alle 3:40. Ok, outfit of the day. Prima ho fatto la treccia, quindi mi sono venuti i capelli semimossi. Comunque, maglietta bianca, jeans. Tra l'altro ho comprato questi bottoni su Amazon, che sono quelli che si aggiungono, vedete, se avete i pantaloni a vita larga. Adesso mi sta molto molto largo, cioè già era largo prima perché il fit è così. Soliti sandaletti questi qua, che mi chiedete sempre quali sono quelli di Dr. Martens. Noi sosteniamo. Ok, appena uscita dal cinema, opinioni a caldo, secondo me era un film molto evitabile in realtà, perché non è che abbia aggiunto insomma chissà cosa. Sì, molto carino perché è un po' nostalgico, nel senso ci sono gli attori dei primi Jurassic Park eccetera eccetera, però nel senso finisce lì per me, ecco, insomma. Ci sono delle specie nuove di dinosauri, tra l'altro delle scene sono ambientate in Italia, letteralmente i dinosauri l'hanno proprio lasciati in Italia, quindi il coccone sopiamo noi, sempre lì va a finire. Detto ciò, intanto mi è arrivato il programma per la Corea, il team mi ha mandato tutto quanto l'itinerario, vi giuro che è
cioè, voi non avete idea di cosa vedrete, perché io ero lì che leggevo e facevo no, ti prego, questa no, cioè, qui vai, perché di qua, cioè, la follia. Volevo troppo vivere l'experience, tipo, non lo so, una volta uscire la mattina prestissimo e farmi una camminata sul fiume a guardare l'alba, quindi poi vedremo che cosa riusciremo a fare, perché veramente ci sono un sacco di attività, ma veramente troppe. Vi dico solo che il 10, che è il giorno del comeback dei BTS, addirittura andiamo nella K-pop street, cioè senza farlo apposta, non so se hanno fatto apposta, ma proprio il 10 invece dovete mandare, che cioè io non lo so come ne esco fuori. Qui leggo un sacco di cibi, un sacco di cene, ho letto soltanto una parte del tteokbokki, che anche lì io non gli ho detto quali sono i miei cibi preferiti, ma il tteokbokki è uno dei miei preferiti. Mi sono messa un attimo qui in giardino, così mi faccio una chiacchierata chiusura vlog con voi. Sapete e potete solo immaginare quanto io ci tenga ad un viaggio del genere e aver avuto questa opportunità impensabile già di per sé, quindi non vedo l'ora di portarvi veramente in tutti i posti. Io lavorerò sodo mentre sono lì per cercare di farvi uscire tutto, ripeto, tutti i giorni, anche a costo di non dormire la notte, insomma, dover lavorare di notte. Tra l'altro siamo in una zona che è bellissima, con l'hotel, che appunto vorrei registrare cosa mangio in una settimana in Corea, quindi poi quello sarà tipo il video conclusivo dove vi faccio vedere tutto. Però ripeto, seguitemi anche su Instagram e TikTok, perché lì vi caricherò proprio a manetta, perché ovviamente sono dei social molto più rapidi, fai tutto col telefono, quindi riuscirò poi a caricare più cose sicuramente in tempo reale, ecco. Anche poi con la questione del fuso, magari poi voi vedrete le cose a orari un po' sballati, ma cercherò di riorganizzare tutto, ovviamente farò le cartelle su Instagram, così se dovete andare anche voi magari avete già qualche piccolo riferimento. Quindi appunto concludo qua questo weekly, che non so neanche più quando è iniziato onestamente, forse non è meno di un weekly, però vabbè, facciamo che abbiamo racchiuso un po' di cose. Quindi ora mi metto subito a montare il video, vi mando un bacio grande, prossimo video appunto quello della valigia, e lì ce ne saranno delle belle, perché è un po' un mio tallone d'Achille, e ancora peggio stavolta che dovrò partire con metà valigia totalmente vuota per mettere tutto quello che acquisterò, quindi sarà un'esperienza particolare. Detto ciò, appunto vi mando un bacione, ci vediamo presto, ciao!